Continua il calendario degli appuntamenti di Ravenna Screen 2013. Dal 5 giugno fino al 3 luglio al Bed and Breakfast al Teatro di Largo Firenze si terranno analisi di grandi opere di cinema internazionale, portate avanti da Johnny Costantino, Marco Del Bene, Eugenio Baroncelli, Alberto Achilli e Eraldo Baldini. Mentre il 10 giugno al Cinema Corso di Via di Roma verrà presentato il Reading Movie tratto dal libro di Vittorio Arrigoni, il reporter ucciso a Gaza nel 2011 da un gruppo estremista musulmano salafita. Lezione di cinema si inizia con Antonioni, professione reporter, un film non proprio facilissimo. No, non è tutto il cinema di Antonioni, è un cinema particolare, un cinema, è un pozzo. Bisogna buttarsi dentro, avere coraggio e con la guida di Johnny Costantino, che è il primo relatore delle lezioni di cinema, credo che riusciremo a capire molto di più di questo grande capolavoro del cinema e della poetica di Michelangelo Antonioni. Gli altri film che seguiranno saranno I Sette Samurai, Morta a Venezia, ma quale tipo di taglio avranno queste lezioni? Le lezioni sono impostate in un modo molto semplice, cioè i relatori sceglieranno delle sequenze del film su cui intendono lavorare e le presenteranno. E dall'analisi di queste sequenze appunto, si cercherà di capire la parte invisibile di questi film, quello che spesso allo spettatore magari può sfuggire. Perché sono autori e opere complesse. Cioè, il cinema, nelle sue forme più artistiche e nei suoi grandi registi, ci raccontano dei mondi molto complessi e gli sguardi di questi registi spesso hanno bisogno anche di essere decodificati, analizzati, capiti? Per cui tutti gli amanti del cinema, secondo me, non solo, potranno attraverso queste lezioni capire di più di quest'arte che tanto amiamo e che tanto piacere ci dà. L'iniziativa è anche occasione per presentare un'opera dedicata a Vittorio Arrigoni. Sì, Controcinema è un'altra delle sezioni che il progetto Ravenna Screen dedica al cinema e questo film dedicato a Vittorio Arrigoni fa parte di Controcinema, il cinema indipendente, una rassegna di non direi di film, per esempio questo è un reading movie, in questo caso ci troviamo di fronte a un film che viene raccontato da parte di alcuni personaggi tipo Don Gallo, Noam Chomsky e Monio Vadia che leggono delle parti del diario di Vittorio Arrigoni. Controcinema appunto ha questa caratteristica che vuole presentare nel corso del tempo una serie di opere invisibili che sono fuori dalla distribuzione, sono produzioni indipendenti, non le vediamo in televisione, non le vediamo nelle sale cinematografiche, possiamo intravederle nel web. Ecco, noi vogliamo dare visibilità attraverso questa rassegna che si chiama appunto Controcinema, il cinema indipendente, vogliamo dare visibilità a queste opere. Federico Lega per Ravenna Web TV.